Ciao, sono Michelangelo. Fin da piccolo ho sempre avuto l'esigenza di esprimermi con qualsiasi mezzo, dal disegno alla musica, dalle foto ai video. Alla fine credo di poter dire che alla bellezza di 36 anni sento di essere un po' un artista o una cosa simile, fate voi, ma la mia più grande passione è la cucina. Oggi finalmente si inizia questa grande avventura. Sto arrivando! Fate un grandissimo applauso per Michelasso! Che bello vedervi tutti! Finalmente ce l'ho fatta per questo canale. Finalmente! 4 mesi che ci sto pensando. 4 mesi tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Prima di cominciare vi volevo dire che da ragazzo ho frequentato il liceo artistico e Accademia delle Belle Arti, dove ho studiato arte. Ho imparato a dipingere, disegnare, fare foto e video, ma soprattutto dove ho imparato a progettare con queste belle mie manine. Come vi dicevo prima, la mia passione più grande è la cucina. E mi sono detto, perché non unire tutte le mie passioni in un'unica cosa? Ho aperto un canale YouTube, raga. Sì, è vero, ho fatto qualche reel su Instagram, ma è capitato alcune volte di raccontare piatti fatti in 3 giorni in un video di 1 minuto, tagliando un casino di passaggi. E mi giravano talmente tanto le e mi sono dato 2 obiettivi per fine dicembre. Aspettate un attimo. Dicembre. Primo, perdere almeno 10 kg. Dai, facciamo 5. Secondo obiettivo è quello di fare 10 video. 10. È il primo fatto. Spero proprio di farcela. Poi io, raga, ho avuto solo 2 esperienze sul campo della cucina. 2 catering mi sono divertito molto a fare. E uno può anche dire, ma Michi, perché io devo vederti o guardare il tuo programma se tu non sei un cuoco professionista? Io posso pure rispondergli che ha stra ragione. Io non sono nessuno. Però, raga, loro sì. Loro sì, lo sanno. Lo sanno fare anche bene, secondo me. Facciamo il calcolo di quanto ho speso. Allora, le cuffie 48 euro e si cara. Oddio. 75 euro montarsino. E li vale tutti. 813 euro. Quindi tutti quelli che vedete su Instagram oppure su TikTok che pubblicano quotidianamente video di ricette, poi tu vai a casa, le fai e non ti escono. Perché non ti escono? Perché le ricette sono sballate oppure non ti dicono tutti i passaggi, quindi esci da me. È per questo che ho tutti questi bei libri. Cioè, dov'è adesso? Dov'è lui? Eccolo qua. Oh cazzo! Vi dico lui perché è quello che conoscete di più. Ciao raga. Per esempio, Cannavacciuolo, quando scrive la ricetta della pasta e fagioli, cioè, devi essere per forza giusta quello che scrive lui, giusto? 3 stelle Michelin. Ma che bello che è. Quindi cosa gli vuoi dire a Cannavacciuolo? Cosa gli vuoi dire? No, è sbagliata. Sbagliata la ricetta. Poi, visto che ha pubblicato questo libro, almeno io penso che le ricette siano giuste, se no che cacchio l'ho comprato a fare? Cioè, io non sono nessuno per dirgli che è sbagliato, io mi fido di lui. Se no che cacchio ho speso a fare 70 euro per questo libro? Tutti questi libri veramente li ho letti tutti, dal primo all'ultimo, e dove ci sono veramente tutte nozioni specifiche ma in modo assoluto. Poi, oltre ai libri, ho comprato
delle padelle ottime. Questa bella casseruola d'acciaio, vabbè, un po' usata, però arrivo. Io cucino, raga, io cucino, le uso le robe io. Uno sbattitore molto potente, una macchina sottovuoto, il runner, ed è un salvavita questo, raga. Poi farò un video strabello su questo coso qua. Aha. Un sifone, spettacolo. I miei coltelli bellissimi, uno per dissossare, l'altro per sfilettare con la lama flessibile. Solito trinciante, un santoku col mio nome che me l'ha regalato un mio amico, cui saluto. E un kamagata, le verdure, le verdure, le verdure. Tre pinzette, queste qua sono le pinzette che uso a impiattare questo coso, che non so come si chiama sinceramente, dopo andrò a vedere. Con tutte le cose che essicco, raccolgo la polvere e poi faccio cadere sul piatto tutta la polverina magica che faccio io. Ho preso anche un bel Silpat, le solite garze, queste qua le uso per filtrare brodi e fondi perché sono top. Le capadelle, vabbè, questa qua è una cazzata. 1000 pallettine, però vuoi una, veramente, vuoi una, to? Una mandolina professionale, me l'ha regalata mio fratello, questa, sono a chi lo sente, sto registrando. L'acciaino, mi vado ad asciugare perché sono pezzi. Poi c'ho anche il cannello da cucina. Questo non manca mai. Un cestino per cuocere a vapore. Ho 1000 sonde, raga, 1000 sonde che non so neanche dove metterle, vi giuro. A me i fili mi stanno sulle palle, la sonda delle sonde, questa è veramente fenomenale, questa è veramente top, raga. Poi ne ho una centinaia. Ho comprato anche questo frullatore immersione 600 watt, potentissimo, è così potente che non si stacca neanche. Ho anche un estrattore di verdure e di frutte, l'unica cosa è per pulirlo che ci vuole veramente un rompimento di balle pulire sto coso. Le mie teglie professionali. Ho anche la sonda laser. Sui piedi che sparo! Solo questo. Penso di aver finito quasi tutto. Poi, per chi mi conosce, sa che ho anche una passione per i lievitati. Ma una grande passione per i lievitati. Grande, grande. 10 anni fa impastavo con questa. Poi mi sono rotto le balle e ho comprato questa. Ah raga, ho comprato anche una piastra induzione. Non si sa mai, Mi serve un quinto fuoco. Ho preso la mia planetaria, sono molto affezionato a questa. Quante belle serate che dovevo passare assieme. Poi l'ultima macchina definitiva. Eh sì, per forza. Questa raga è la mia macchina definitiva adesso. Qui mi sono fermato. È la mia vita. Dopo l'impastatrice ho comprato altre robe, raga. Poi non potevo non comprare un essiccatore. Forse devo comprare l'essiccatore, non potevo stare senza. Ho 1000 contenitori per contenere tutti gli impasti, stampi in silicone, delle griglie di raffreddamento. Mi sono dimenticato anche una sfogliatrice per pasta fresca, perché veramente mi sono rotto le balle a usare il mattarello. Oltre ai contenitori che ho preso anche uno professionale per pizze. E 4 teglie molto belle per fare la pizza a casa. Qua la pizza non si attacca mai. Cazzo. In giardino c'è qualcosa, anche in giardino. Ho preso anche un bel barbecue con tutto dentro.
farò anche dei video anche su questo, raga. Farò anche video anche su questo bei cosi qua. Ho fatto della carne spettacolare qua dentro. Che sudata, raga, veramente. Sudatissimo, cazzo. Comunque, per ultima cosa, penso che sia l'ultima, sì. Ho preso questo. Un forno professionale. Vada Dio. Il mio forno delle pizze, raga. Sono talmente contento di averlo preso. Anche se l'ho usato poco, ne sono veramente orgoglioso. Che bello che è il mio forno. Stiamo finendo il video, raga. Il primo video sta per finire. Bene. Ancora sudato. Penso di aver finito di farvi vedere tutto. Questo, raga, è tutto quello che ho comprato per la mia più grande passione, la cucina. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Condividete, iscrivetevi al canale, se volete commentare, commentate. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e al prossimo video. Ah, dimenticavo, il cucchiaio per assaggiare il brodo.